A satellite collegato? Benissimo. Un saluto a tutti dalla Lapponia. Siamo in diretta dalla casa di Babbo Natale, che poi sarebbe casa mia. No, casa mia, non è casa vostra. Sì, casa mia, casa mia. Anche oggi aspetto le vostre telefonate. Facciamo due chiacchiere, giochiamo insieme e soprattutto avete la possibilità di fare gli auguri alle persone a voi più care, perché a Natale siamo tutti più buoni. Tutti più buoni. Ho avuto un grosso rimprovero dall'elfo da Volantin, è lui che mi segue tutta la parte logistica, diciamo, mi ha detto: te chiedi a tutti cosa fanno da mangiare, però non hai spiegato cosa mangiamo noi a Natale. Allora, se riesco, te l'ho detto, Volantin, il capo della comunicazione, se non lo dico, 5 volte lo devo dire, Volantin, il capo della comunicazione, sei contento? Oh, è contento. E quindi noi cercheremo di spiegare anche quello che mangiamo noi, però io già il pandoro con la crema di mascarpone l'ho trovato al fienile, e quindi se riesco il giorno di Natale farò un salto. La prima telefonata, benissimo. Pronto, casa di Babbo Natale, con chi parlo? Con chi parlo? Pronto? Con Leonardo. Ciao Leonardo, da dove chiami? Da Leonardo. Sì, da dove chiami? Siamo da Serra dei Conti. Serra dei Conti, Serra dei Conti, benissimo. È una zona che conosco, Serra conosco meno. Com'è? Pronto? Leonardo? Te lo sai che abbiamo un Leonardo famosissimo, sì? Che ha fatto un sacco di invenzioni. Sì. Lo conosci? Da sentire, Leonardo, quanti anni hai? Sì. Sì. Sì, io conosco, è quella di calcio. Quanti anni hai, Leonardo? Ce ne ho 6. 6? Cosa? Fai la prima elementare? 6. Sì, no, dico, fai la prima elementare? Sì. Ti piace andare a scuola? Sei contento? Sì. E hai conosciuto, hai fatto nuovi amici? Sì, sì. Quindi sei contento. Da sentire, per caso hai animali in casa? Sì, sì, tanti. E che animali hai? Sì. Che animali hai? 3 cani. Non ho capito. Hai il cane? 3. Da sentire, Leonardo, visto che ci sei, questa è la classifica aggiornata del presepe e gli alberi e dei panettoni e pandoro. Te cosa ti piace di più, il presepe a fare o l'albero? Ti piace di più fare il presepe o l'albero? L'albero. L'albero. E ti piace più mangiare il panettone o il pandoro? Il pandoro o il panettone, Leonardo? Pronto? Il pandoro. Ti piace di più il pandoro. Sta a sentire, Leonardo, vogliamo giocare? Hai voglia di giocare con noi? Sì. Benissimo, adesso io ti farò un quiz. Sì. Devi indovinare il frutto. Il frutto, lo riconosci? Ananas. Bravissimo, Leonardo. Bravissimo. Bravissimo. Anche gli elfi sono contenti che hai vinto. Sì, bravi. Oggi vi state comportando bene, bravi. Fino adesso, bravissimi. Gli elfi ti salutano, Leonardo. Sta a sentire, a chi vuoi fare gli auguri? Leonardo,
A chi vuoi fare gli auguri di Natale? Ai nonni. Ai nonni? Poi? A tutti quelli che conosci, gli vuoi fare gli auguri? Ai cuginetti. Ai cuginetti e ai nonni. Va bene, Leonardo. Io ti ringrazio. Voglio fare anche ai miei amici gli auguri. Ah, bravissimo, bravissimo. Gli amici sono importantissimi. Bravissimo. Da sentire, Leonardo, io ti ringrazio. Saluto Serra dei Conti. E hai vinto il premio offerto dal nostro collaboratore Fuligni Giochi e Sport di Fano. Poi capirai come fare. Grazie anche a te, Babbo Natale. Non ho capito. No, no. Leonardo, non ho capito. Grazie anche a te, Babbo Natale. Grazie, grazie, sono molto contento. Elfi, salutate un po' Leonardo. Ciao, ciao Leonardo, ciao, ciao, grazie, grazie. Allora, dicevo che gli Elfi mi hanno rimproverato perché non ho detto cosa mangiamo, perché anche noi a Natale facciamo il pranzo, no? Sì, sì, non mangiamo noi, mangiamo anche noi. Per esempio, noi come antipasto mangiamo il salmone salato. Non so se lo mangiate anche voi, noi lo mangiamo e io lo mangio volentieri. Si vede che io lo mangio volentieri. Poi abbiamo un'insalata a base di barbabietola rossa. Una squisitezza, ci mettiamo delle cremine, voi dovete sentire. Se voi volete venire su in Lapponia, noi ci abbiamo il posto. Venite su, vi ospitiamo, però per primo mangio io, perché io ho bisogno di energie, devo fare le consegne e quindi. Poi abbiamo il prosciutto al forno. Poi dopo continuo, perché il menù è lungo. Pronto casa di Babbo Natale, con chi parlo? Babbo Natale. Ciao, con chi parlo? Con Tommy. Tommy, ciao Tommy, da dove chiami? Da Pesaro. Da Pesaro, conosco Pesaro, conosco Pesaro. Sono stato un sacco di volte. So che... Io sai quali regali ho scelto? Non ho capito. Sai quali regali ho scelto? No, sono quello di Cartoceto, hai detto? No. Non lo sai quali regali ho scelto? No, no, non ti capisco male, Tommaso. Che regali hai scelto per Natale? Ah, sai che regalo hai scelto? Che regalo hai scelto per Natale? I dinosauri, poi la pista del Topic, la pista del vostro tre, la aspetta, aspetta un attimo, bisogna che gli scrivo. Allora, dinosauri, poi... La Batcaverna, poi... La Batcaverna. La pista delle Topic, poi... Poi le macchine color media, poi la pista dei Monster Truck, poi i Monster Truck, e poi Batman, e poi la sanguina e basta. Ma sei, devi essere un bambino bravo bravo per avere... Sono contento anche gli elfi. Dicevo Tommaso, sono tanti regali, devi essere un bambino bravo sì. Bravo. Quanti anni hai? 4 e mezzo. E fai in tempo a giocare con tutti questi regali dopo? Sì. Sì, ci trovi il tempo? Sì. Da sentire, te cosa ti piace di più, il panettone o il pandoro? Il pandoro. Il pandoro, ti piace di più il pandoro. E invece ti piace di più il presepe o l'albero? Il presepe. Il presepe, il presepe. Da sentire, hai degli animali in casa? No. Non ce li hai? E allora vogliamo giocare? Tommy, Tommaso, sì. Vogliamo? Va bene, va bene. Adesso noi ti... Ecco. Allora, quali tra questi animali punge? La lumaca, la lucertola, la zanzara. La zanzara. La zanzara. Bravissimo. Bravissimo, bravissimo! Anche te hai vinto un bel regalo che poi quale? Ti arriverà. Senti Tommy, vogliamo fare gli auguri? Sì,
A chi vuoi fare gli auguri? A Leo. Ah? Che è il mio amico di scuola. Ah, sarà contentissimo che gli fai gli auguri per Natale. Ma vuoi fare anche a tutti gli altri bambini della classe? Sì. A tutti, gli facciamo. Pure a Filippo Santini. Poi a casa vuoi fare gli auguri a casa? Sì. Così almeno gli fai tutti in una volta, così lo sentono tutti, va bene? Chi è? Alla cuginetta. Alla cuginetta. Alla cuginetta. Come si chiama la cuginetta? Victor? Sì. Va bene, allora salutiamo anche Victor. Gli elfi, facciamo un saluto anche alla cuginetta di Tommy, di Tommaso. Sì. Anche gli elfi salutano. Va bene. Io ti ringrazio che hai chiamato, mi ha fatto molto piacere. Saluto la città di Pesaro, che conosco, ho fatto un sacco di consegne anche lì. E che sia un bel Natale. Sì, grazie. Grazie a te Tommaso, grazie. Allora, posso continuare? Va bene? Che sto raccontando quello che mangiamo a Natale noi, va bene? Oh, siete contenti? Va bene. E allora, cosa mangiamo noi a Natale? No, me lo so scritto, magari mi dimentico. Dicevo, il prosciutto al forno, che è una specialità nostra, e poi mangiamo il porridge di riso. Porridge di riso, che è un piatto particolare, che comunque dà proprio gusto a mangiarlo, dà proprio gusto. Vabbè, che a Babbo Natale cos'è che non gli dà gusto a mangiare? Gli dà gusto tutto. Vedi, non ho chiesto oggi cosa fanno da mangiare a Pesaro, mi sono dimenticato. Porca miseria. E poi arriviamo ai dolci. Dopo vi racconterò tutti i dolci che mangiamo noi, come gli facciamo. Pronto, casa di Babbo Natale, con chi parlo? Emma e Matteo? Forse dovresti abbassare un pelino. Dovresti abbassare un pelino la televisione. Sì, gliel'ho detto. Dovresti abbassare un pelino il volume della televisione. Chiami, da dove chiami, Emma? Sono Matteo. Te sei Matteo? Da dove chiami? Dalla provincia di Teramo. Io conosco bene quella zona, Giulianova, Teramo. Sì. E sta a sentire, quanti anni hai? Quanti anni hai? Pronto? Io sette, Emma. Otto. Emma, hai 8 anni. Che cosa fai? La terza... Da sentire, Emma, cosa fate da mangiare voi? Pronto? La terza! Cosa fate da mangiare per Natale, per il pranzo di Natale? Mangiamo le olive scolane. Oh! Le olive scolane buone! Le olive scolane? Sì, buone, buonissime. Poi? Orca, il timballo, le olive ascolane, il timballo. Anche il timballo fanno, vogliamo andare lì? Vogliamo andare? Spaghetti con le pallottine. Non ho capito l'ultima, scusa. No, non ho capito l'ultimo piatto, sono interessato. Gli spaghetti con le pallottine. Ah, gli spaghetti, ho capito. Comunque le olive ascolane... L'oliva scolana e il timballo sono interessanti, potrei fare una cappatina, mi ospitate? Sì, se vengo. Io sono un mangione, no, solo io vado.
No, gli elfi dicevano veniamo anche noi. No, vado solo io. Da sentire, hai animali in casa? No, io non ho animali. Da sentire, ti piace più il presepio o fare l'albero? No, no. Ti piace più l'albero o il presepe? L'albero. L'albero. E invece ti piace mangiare più il panettone o il pandoro? L'albero. Sì, e invece l'albero ti piace... L'albero e il presepe. Ti piace mangiare più il panettone o il pandoro? Il satellite ci dà da fare oggi. Il panettone. Sta a sentire, Emma, vogliamo giocare? Ok. Adesso okay. Ti faccio... Sì, va bene. Allora, devi indovinare il frutto. Che frutto è? Inizia con la lettera... P. Con la P. Pera. Bravissima Emma. Bravissima. Vogliamo fare gli auguri di Natale, Emma? Alle persone a te più care facciamo gli auguri di Natale. Pronto? Sì. A chi vuoi fare gli auguri? Ai tuoi nonni? Ai miei nonni? Sì. Ai miei compagni? Bravissima. A mamma e papà? Brava, 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 brava. Emma. E a mamma e papà? Bravissima Emma. Sentito? Si è ricordata di tutti. Fategli un applauso se si è ricordata di tutti. Anche gli altri applaudono. Emma, io ti saluto, ti ringrazio che hai chiamato. Abbiamo fatto una bella chiacchierata, hai vinto un premio. Che sia un Natale felice e sereno. E speriamo per tutti sia un Natale felice. Grazie, grazie, grazie. Ciao Emma. Grazie. Ciao, anche gli elfi hanno salutato. Ciao. Allora, colgo l'occasione per salutare Gioia da Fano di 9 anni, poi saluto Samuel di Pesaro di anni 7, saluto Giada di 6 anni di Colli al Metauro e saluto Arianna di 5 anni di Pesaro, presumo di Pesaro. Allora, torniamo al discorso che facevamo prima, che eravamo arrivati ai dolci. Sì, posso parlare dei dolci? Volanti, ma hai fatto una testa così, di cosa mangiamo? Adesso lo dico. Ah, non sei contento che dico dei dolci, cos'è, un segreto? No, lo dico. E li mangio tutti io. Te non te ne do neanche uno. No, non te li do. Non ci sono più gli elfi di una volta, non ci sono più. Pronto, casa di Babbo Natale, con chi parlo? Pronto? Ciao. Ciao, con chi parlo? Con Martina. Mattia? Martina. Ah, Martina, scusa, sento male. Da dove chiami Martina? Da Mercatetti sul mio tavolo. Oh, conosco. Ho consegnato anche lì dei doni simpatici. Quanti anni hai, Martina? 9. 9. Quindi che classe fai? La quarta? No, la quinta. Allora se fai la quinta a 9 anni vuol dire che sei brava, brava, brava. Sì. Sei brava. Che materia che ti piace di più a scuola? Matematica. Matematica. 7 per 7? 49. Bravissima, Elfi. Da sentire, Martina, cosa ti piace di più, il pandoro o il panettone? Che noi stiamo facendo una casistica. Il pandoro. Il pandoro. E ti piace di più fare il presepio o l'albero? L'albero. L'albero. Allora noi segniamo, perché la scorsa settimana... lunedì il presepe era avanti sull'albero di 6 a 5, il pandoro era avanti sul panettone di 6 a 4. Dopo vediamo
venerdì, perché noi ci rivediamo venerdì, come sarà andata la votazione, diciamo. E invece così, questa è una curiosità mia, cosa mangiate a Natale voi a Mercatello sul Metavro? Facciamo i cappelletti, l'agnello. Non ho capito, i cappelletti e poi? L'agnello. L'agnello, buono, buono. E di dolce fate qualcosa di particolare? Il panettone. Il panettone, ma lo fate voi? Lo fate proprio voi? No. Ah. Vabbè, comunque un bel menù, vedrò, ci farò un pensierino. Da sentire, Martina, vogliamo giocare? Sì. Va bene. Allora, adesso arriva la domanda. Quale tra questi animali cresce nel marsupio? Il koala, il delfino e la giraffa. Ripeto, il koala. Il koala. Bravissima! Bravissima! Martina, sei stata bravissima! E hai piacere di fare gli auguri di Natale alle persone più care? Sì. Fai pure. A mia mamma, mia sorella più grande e mio papà. Come si chiama tua sorella più grande? Alice. Alice, allora salutiamo anche Alice. Va bene, Martina, noi... Ti mando un saluto dagli elfi che sono lì dietro, che confezionano i regali. Ti mandano un saluto. Ti ringrazio che hai chiamato e ti auguro tante belle cose per queste feste. Ciao Martina, ciao. Grazie. Adesso io chiedo un attimo una cortesia, che noi dobbiamo controllare la merce di là, che ci mancano le scatole per le bambole. Quindi io bisogna che vado di là a controllare le scatole delle bambole dove sono finite. Tanto ce n'erano 5.000, dove le avete messe? Dove le avete messe? Avete fatto gli scherzi? No, avete fatto gli scherzi. Loro sono gli scherzi. Allora, nell'ultimo inventario erano rimaste 5.000 scatole per le bambole, 3.500 scatole per le macchinine elettriche varie. Poi erano rimaste 2.000 scatole per i giochi e lo sport. Avevamo 10.000 confezioni per i giochi da tavolo. Adesso voi mi dite che mancano le scatole per le banche. Chi le ha prese? No, chi? No, io voglio sapere, adesso deve venire fuori chi le ha prese. Poi le scatole per le bambole sono importanti perché hanno la scatola trasparente. Dove le rimediamo adesso? Che siamo in consegna in tutto il mondo. Dove le rimediamo? No, sì, mi prendi anche in giro? Durion, guarda che io ti lascio senza mangiare per mezza giornata, se te continui così. No, io ti lascio senza mangiare per mezza giornata, non si può, non ci sono più gli elfi di una volta. Non c'è più, una volta non mancava mai niente, tutto preciso. Pronto, casa di Babbo Natale, con chi parlo? Emilia. Con chi parlo? Emilia. No, sento, scusami. Emilia. Linda. Emilia. Ah, Elisa. Ah, Emilia, scusami, perdonami, non sentivo bene. Sai, col collegamento, noi siamo qui in alto, vicino al Polo Nord, al Circolo Polare Artico, noi siamo, 65,5 gradi. Pensa dove siamo, in Lapponia. Emilia, quanti anni hai? 5. 5, quindi vai all'asilo? Sì. E sei contenta di andare all'asilo? Stai bene all'asilo? Sì. Mi fa piacere. Da sentire, Emilia, hai animali in casa? No. Non ce l'hai. E hai fatto la letterina? Però c'è la mia nonna. Però c'è la tua nonna? Sì. Che animale ha? Il cane. E come si chiama? Elma. Elma? Sì. Allora faccio fare un saluto anche a Elma dai miei amici elfi. Elfi, salutiamo. Gli si vuole bene perché gli animali, soprattutto i cani, i gatti, ci vuole bene a tutti gli animali, ma i cani e i gatti soprattutto. E dimmi, Elma, cosa fate voi da mangiare? Ma di dove sei te?
Ma che è la Feltria? Oh, conosco, ci sono le terme, mi sembra. Sì. Conosco. E dimmi, Emilia, cosa fate da mangiare voi a Natale? Che io sto facendo un sondaggio. I cappelletti. I cappelletti. E poi di secondo? Le tagliatelle. E che sugo ci mettete? Il sugo. Il sugo di carne. Sì. Da sentire, e il dolce, c'è un dolce particolare? Sì. Solo per il dolce? Il mascarpone. La? Il mascarpone. Oh, il mascarpone, Babbo Natale, il mascarpone gli piace tanto. No, a me il mascarpone è per me, perché dopo gli elfi sentono il mascarpone e vogliono venire tutti. Non si può. Mica, quanto mascarpone devono fare? Solo per me. Mascarpone solo per me. E dimmi, Emilia, ti piace più fare l'albero o il presepe? L'albero. L'albero, ti piace più fare l'albero. E ti piace più il panettone o il pandoro? Il pandoro, benissimo. Vogliamo, hai piacere di giocare con noi, Emilia? Sì. Adesso allora ti facciamo un quiz, te ti concentri e poi se rispondi bene avrai un bel oggetto che ti darà Puligni Giochi e Sport di Fano. Ok. Allora, ascolta bene, il cucciolo del cavallo viene chiamato puledro, capito? Puledro, girino o vitello? Puledro. Bravissima. Gli elfi sono contentissimi. Anche te ti sei aggiudicata uno speciale gioco che poi capirai come avere. Va bene, Emilia, vuoi fare gli auguri di Natale alle persone a te più care? Ai nonni, gli vuoi bene ai nonni, Sì. Mi fa piacere, sono contento. Poi vuoi fare gli auguri a qualcun altro? Sì, alla mia amica. E come si chiama la tua amica? Anna, allora facciamo salutare anche dagli elfi, va bene? Così anche Anna è contenta. Che... Dopo loro si esaltano, gli dai un po' di spago, dopo loro prendono tutto il braccio, prendono. Va bene, Emilia, io ti ringrazio, ti saluto e tante belle cose per queste feste. Grazie che ci hai chiamato, grazie. Ciao Babbo Natale. Ciao. Allora, torniamo al discorso di prima. Dove sono finiti i 2000 metri di stoffa rossa? Perché io sono andato di là, ce n'è un pezzetto. Chi li ha presi? 2000 metri di stoffa rossa. È normale che noi non troviamo più la stoffa rossa? È normale? Sì. No, non è normale. Perché mi dici sì? No, Durion, t'ho detto, non ti faccio fare la colazione, No, non te la faccio fare. Chi è responsabile della stoffa rossa? Chi è? Sei te? Sì, dopo sistemiamo i conti. Pronto, casa di Babbo Natale, con chi parlo? Con Alessia, da dove chiami Alessia? Da Fano. E io ci sono stato un sacco di volte a consegnare i giocattoli. Fano è una città bellissima. E poi mi hanno detto, io non sono ancora venuto, mi hanno detto che hanno fatto un albero luminosissimo. Ma proprio luminoso, è vero Alessia? Sì. L'hai visto? Allora mi hanno detto bene. Proprio mi hanno detto che l'hanno fatto nella piazza centrale. Sì, è bello. È bello, me l'hanno detto. Adesso quanto io vengo a consegnare, perché a Fano ci devo passare, voglio vedere questo albero, perché mi hanno detto è il più bello di tutta la città. Mi hanno detto è il più bello di tutta la provincia. Mi hanno detto è il più bello di tutta la regione. Mi hanno detto il più bello di tutti i tagli. Ma avranno esagerato o è proprio così? No, è così. Ah, è così, sono contento. Così sei contenta anche te. E che zona stai di Fano, Alessia? Vicino al mare. Ma perché l'altra volta parlavo con una bambina, mi ha detto che ci avete due mari, cioè due spiagge voi.
avete una spiaggia con i sassi e una spiaggia con la sabbia, mi hanno detto bene? Sì. E te in che zona sei? Dove c'è la sabbia o dove ci sono i sassi? Dove ci sono i sassi. Dove ci sono i sassi? E quando cammini come fai? Ti fa male o vai con le ciabatte? Vado con le ciabatte. Ah, sei sveglia sei. Perché dopo roba che i sassi ti entrano sotto il piede, fanno male i sassi, fanno. È vero? Fanno male. No, fanno male. Non molto. Non ho capito. Non molto. Ah, allora sei proprio fanese, se mi dici così. Da sentire, quanti anni hai? Non... 8. Che classe fai? La terza. Sei contenta di andare a scuola? Sì. Sì, e vuoi salutare i tuoi amici di scuola intanto? Sì. Da sentire, Alessia, voi, te, se non ho capito male, stai al mare vicino alla Sassonia. Voi in Sassonia cosa fate da mangiare per Natale? Le tagliatelle e i cappelletti. Oh, due cose. Poi di secondo... Io segno la intanto. La carne. E il dolce, c'è qualcosa di speciale? La torta! C'è la torta! Alessia fa la torta! Buona la torta! Sta a sentire, Alessia, vogliamo giocare? Vogliamo provare a giocare? Sì. Allora, adesso ti faccio un quiz. Allora, con quale organo respirano i pesci? La bocca, le scaglie o le branchie? Branchie. Bravissima. Anche gli altri sono contenti. Bravissima. Allora Alessia, facciamo gli auguri. Vuoi fare gli auguri? Sì. A chi vuoi fare gli auguri? A mia nonna, alla mamma, ai miei zii, a mio fratello. Come si chiama tuo fratello? Davide. Elfi, salutiamo anche Davide. Davide. Gli elfi oggi sono buoni, sono contento. Mi fanno arrabbiare, però oggi incominciano a prendere la giusta direzione. E anche i miei amici e le mie maestre. Bravissima. Allora, anche io... Grazie, Babbo Natale. Grazie Alessia, grazie. È un piacere aver parlato con te, grazie della telefonata e che sia un Natale di serenità, dove grazie. Possibile un Natale di serenità che non fa mai male. Ciao e grazie della telefonata. Ti mando un bacio. Ti mando un bacio. Mi fai diventare più rosso di quello che sono. Grazie Alessia, grazie. Ciao. Allora, voi abbiamo fatto un po' pace oggi, però io ancora non so dove sono finiti i 2000 metri di stoffa rossa. O l'avete prestata a qualcuno che ce la deve riportare, o l'avete nascosta, mi fate uno scherzo? Mi fate uno scherzo? Allora io lo sai, se voi mi state facendo uno scherzo che non si trova alla stoffa rossa, io tolgo la colazione a tutti. Sì, e noi con cosa facciamo colazione? Con cosa facciamo dopo lo svelo? Con i dolcetti che facciamo, dopo daremo la notizia bomba sui dolcetti che facciamo noi per Natale. E voi non li mangiate perché fate gli scherzi, mi nascondete. Poi oltretutto, no? Avevamo 1000... Pronto casa di Babbo Natale, con chi parlo? Pronto? Ciao! Con chi parlo? Con Diego! Con Diego, Diego! Lo sai quanto sento questo nome? Mi torna in mente un famosissimo giocatore di calcio! Senti! Da sentire, Diego, quanti anni hai? Quanti anni hai? 5 anni! E quindi vai all'asilo o già hai incominciato ad andare a scuola? All'asilo! E c'hai una voce molto pimpante, quindi sei contento di andare all'asilo? Diego? Sì. St-
sta a sentire, Diego, a te ti piace più il pandoro o il panettone? Cosa ti il piace? Il pandoro! Il pandoro ti piace. E invece ti piace di più fare il presepe o l'albero? L'albero! L'albero, l'albero. Ti piacciono le luci? Ti piacciono. Hai animali in casa? Hai animali in casa? Sì. Che animale hai? Coglietti, la gallina. No, scusami, Diego, non ho capito. E coglietti. Non ho capito. Comunque, gli elfi salutano tutti gli animali che è in casa. Anche il gatto. E come si chiama il gatto? Come si chiama? Zanna Bianca. Ho capito bene? Allora salutiamo anche Zanna Bianca, Elfi, salutiamo Zanna Bianca. Da sentire, cosa mangiate a casa voi a Natale? Cosa mangiate a Natale? I passatelli. Dove hai detto che chiami? Da San Costanzo. Oh, conosco San Costanzo. Poi ci avete un teatro che è un gioiello, ci sono stato anche lì a consegnare. Quindi mi dicevi, mangiate i passatelli e come dolce cosa fate? Cosa hai detto? Non ho capito. Il dolce mascarpone. Oh, il mascarpone è il mio preferito. Lo sai cosa faccio perché io a Natale? Prendo una cosa in una casa, un po' in un'altra, poi in un'altra, poi alla fine le rene non ce la fanno più a portarmi perché mi lasciano lì. Poi quanto un po' pelino così, mi rivengono a prendere. Stai a sentire, Diego, vogliamo giocare? Sì. Allora adesso stai concentrato che ti faccio la domanda. Allora, devi indovinare il frutto. Che frutto è? La fragola! Bravissimo, Diego! Senti gli elfi come sono contenti! Anche te hai vinto! Bravo, bravo! Vogliamo fare gli auguri di Natale? Saluto anche la Bianca! Chi è Bianca? Ancora! Chi è Bianca? Mia sorella! E quanti anni ha tua sorella? Così c'è! Facciamo fare un saluto a tua sorella anche dagli elfi, sei contento? Ciao! Senti, gli elfi hanno salutato! Sono Diego! Non ho capito, scusami! E c'è una fanali! Va bene! Ciao, la Bianca! Al gatto? Adesso! Va bene! Ai passatelli buoni! Cosa c'è, un po' di tartufo per caso sopra i passatelli? Che vengo subito? Sì, sì! Allora vengo a San... Ma gli mangio! Io sono un mangione! Mangio anche troppo! Dopo non è che mi mandate via, se io vengo a casa e voi mi mandate via. Mi ospitate, sì. Va bene. Siamo a casa. Diego, sì. io ti saluto. Grazie che hai chiamato. Faccio gli auguri. Saluto San Costanzo e tante belle cose a voi. Grazie di nuovo, grazie. Auguri anche a te. Grazie. Auguri anche a te. Grazie. Ciao. Allora voglio salutare Alan e Lorenzo di 10 e 5 anni di Fano. Saluto Riccardo di Mondolfo di 10 anni. Scusate. E poi saluto
Matteucci Veronica e di Trebbi Antico e Beatrice Omiccioli di Montecchio. Salutiamo, siamo contenti di salutare. E allora adesso è arrivato il momento di svelare il dolce che noi mangiamo, che ci piace. No, ancora non è arrivato il momento. Pronto casa di Babbo Natale, con chi parlo? Con Veronica. Con Veronica? No, con Ludovica. Ah, Ludovica, Ludovica. Scusa, Babbo Natale c'ha una certa età, quindi non sente benissimo. Perdonami. Mi prendo gli elfi, mi prendono in giro che non ti sento bene. E dopo, quando arrivate all'età mia, vediamo se voi ci sentite bene. Sta a sentire, Ludovica, da dove chiami? Da Fano. Da Fano. Mi hanno detto che, l'ho detto anche prima a un tuo concittadino, che avete fatto un albero, che è una cosa bellissima. Te l'hai visto grazie. Già? Grazie. Ho detto grazie. Ah, prego. Sta a sentire. E quanti anni hai, Ludovica? 5 e mezzo. 5 e mezzo, quindi vai a scuola già o ancora no? Ancora no, però vado all'asilo. E sei contenta? Ti piace andare all'asilo? Sì. Mi fa piacere. Stai a sentire, in che zona di Fano abiti? Cosa? In che zona di Fano abiti? Poderino. Ah, il Poderino, conosco il Poderino, conosco. So perché lì ci ho portato... Ci ho portato un sacco di regali che hanno la passione di giocare a pallavolo, soprattutto il Poderino. È vero che gli piace lo sport della pallavolo? Sì, io le cose le so e voi non le sapete, io le so. No, parlo con gli elfi che mi dicono, le sai tutte te. Io sono Babbo Natale e le so. Da sentire, e te cosa ti piace? Cosa ti piace mangiare per Natale? Cosa fate a Natale da mangiare? I cappelletti. I cappelletti e poi? Il pandoro. Il pandoro? Sì. Ah, quindi a te ti piace il pandoro? Sì. Più che nel panettone. E invece ti piace più il presepio o l'albero? Tutti e due. Il presepe? No, tutti e due. Il presepe e l'albero ti piace? Allora noi scegliamo tutti e due. Ok. Stai a sentire, vogliamo giocare, Ludovica? Sì. Facciamo il gioco? Sì. Allora io ti faccio la domanda, te ti concentri. Ecco, sì. Devi indovinare la verdura. Inizia per F, perché non è proprio... Cinque. Bravissima. Senti gli elfi come sono contenti. Anche te hai vinto il regalo di Puligni Giochi e Sport di Fano. A me mi piacerebbe di regalo Occhio alla Nonna. Non ho capito. Occhio alla Nonna. Da sentire, vogliamo fare gli auguri di Natale? A chi vuoi fare gli auguri di Natale? Ai miei compagni di scuola. Bravissima. Ai miei nonni. Bellissimo. E a mia mamma. Bravissima, bravissima. E anche alla mia famiglia. A tutta la tua famiglia. Bravissima, Ludovica. Io ti ringrazio che hai chiamato. È un piacere parlare con te e con tutti voi che chiamate. Grazie e vi auguro tante belle cose per queste festività. Grazie. Okay. Grazie. Saluta Elfi, salutiamo. Salutiamo Elfi. Allora, dicevo, è arrivato il momento di dire che cosa mangiamo come dolce noi su in Lapponia. Cioè, qui in Lapponia, a casa di Babbo Natale, che cioè casa mia. Casa mia, lo ripeto, casa mia. Noi mangiamo la Yolu Tortu. Sì, così magari dice che cosa è. È una pasta ripiena di marmellata. Ma una marmellata talmente buona che la facciamo prendendo le bacche del rovo di Camemoro.
Lo so, noi abbiamo le nostre abitudini. Poi con queste bacche qui ci facciamo un liquore, il lacca liquori. Vi piace? Loro me lo bevono sempre tutto. Dopo parlano tutti così, senti come parlano, perché bevono sempre il liquore, il lacca liquori. Non sembra, ma anche gli elfi hanno i loro vizietti. Perché? Perché non ci sono più gli elfi di una volta. È vero, bisogna che ve lo mettete in testa, non ci sono più gli elfi di una volta, non ci sono più. No, poi ripeto, ancora non sono venute fuori le scatole per le bamboline, non è venuto fuori la stoffa rossa, non è venuto fuori le confezioni dove ci sono le macchinine e i giocattoli meccanici. Io sono curioso di sapere dove li avete, io sono proprio curioso. Casa di Babbo Natale, pronto? Con chi parlo? Pronto? Sì. Babbo Natale? Sì. Ciao, con chi parlo? Ciao Babbo Natale. Ciao, con chi parlo? Pronto? Siete voi. Come ti chiami? Ermanno. Ermanno. Oh. Ermanno. Ermanno, poi dicevi? E io Alicia. Ah, siete Ermanno e Alicia, siete in due. E il fratellino Caio. Ah, quindi siete in tre? Ermanno, Olimpia, Scagno? E da dove chiami? Sì. E da dove chiami con questi bellissimi nomi? Da dove chiami? Fano. Da Fano. E in che zona di Fano stai? Fano. In che zona Fano. Di... In che zona... Via Kipling. No, pronto? Forte sasso! Non riesco a capire bene. Abbassa un pelino il volume della televisione. Via Filippini! Via Filippini? Forte sasso! No, sta a sentire. A te cosa ti piace di più, l'albero o il presepe? Cosa ti piace di più, l'albero o il presepe? L'albero! 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 E invece ti piace di più il panettone o il pandoro? L'albero! Il panettone o il pandoro? Pronto? Il panettone o il pandoro? Il pandoro! E voi mi sai dire cosa mangiate per Natale? Che se sono lì in zona vengo a fare un salto? Pronto? Ermanno? Il pandoro e i tortellini! Il pandoro e i tortellini, bene, vedo se riesco faccio una curva e vengo a mangiare anche da voi. Ermanno, vogliamo giocare? Vogliamo fare il gioco? Vogliamo fare il gioco? Pronto? Benissimo. Allora, è un indovinello. Nelle spiagge di Fano possiamo trovare solo sassi, solo sabbia, sia sabbia che sassi. Sabbia sassi. Bravissimo Ermanno, bravissimo. Hai vinto. Senti gli elfi come sono contenti, anche te hai vinto. Da sentire, vuoi fare gli auguri? Sabbia sassi. Sì, hai vinto, Ermanno, hai vinto. Hai vinto, sei stato bravissimo. Ermanno, facciamo Olimpia.
Facciamo gli auguri, Ermanno? Pronto? Pronto, Ermanno? A chi vuoi fare gli auguri? Auguri alla Gina di Torrette. Poi? All'asilo di Torrette. All'asilo di Torrette. Poi a chi vuoi fare gli auguri? Auguri all'asilo di Torrette. Va bene, facciamo gli auguri all'asilo di Torrette. Anche gli elfi sì, fanno gli auguri. Va bene, Ermanno, faccio gli auguri a te, a Olimpia, a Scagno, a tutta la tua famiglia, a tutta la città di Fano, che chiami da Fano, e all'albero più bello del mondo, che è nella città di Fano, perché me l'hanno detto, io l'ho saputo. Va bene, grazie di nuovo che hai chiamato, e buon Pandoro. Ciao. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Allora, siccome mi dicono che stanno per chiudere il collegamento col satellite, vorrei fare i saluti a Marco di 7 anni e a Giada di anni 6 di Colli al Metauro. Approfitto per fare gli auguri a Annalisa di Lucrezia di 7 anni, Bianca di 10 anni di Fano, e faccio gli auguri a tutte le persone che ci hanno guardato, che hanno la pazienza di parlare con Babbo Natale che non ci sente benissimo. Siamo stati bene, spero, anche oggi. Gli elfi mi fanno sempre, fanno un po' di confusione, ma mi fanno sempre compagnia. Ringrazio Fuligni Giochi e Sport di Fano che ci collabora. E cosa devo dire? Devo dire grazie anche agli elfi, che oggi sono stati bravi, si sono comportati bene, hanno la colazione garantita, perché sennò erano lì che la perdevano. E cosa dire? Grazie, grazie, grazie.